eccoci qua a Ravenna. Giornata un po' così oggi, giornata un po' grigia, piovosa. Direi di merda. Esattamente. Qua abbiamo il museo. E qua la prima basilica. Guardate che imponenza. Aspetta che lo si passa. Questo qua invece è il mosaici, deve essere il museo. È il museo d'arte della città di Ravenna questo. Vieni su. Faccio fare la foto. Lì c'è quello. Vabbè, procediamo. Scusate, ho sbagliato basilica, ragazzi. Questa qua è la basilica del porto, praticamente. Non è Santa Apollinare. Ecco qui. Questo è San Giovanni Paolo. Da San Giovanni Paolo II. Questo qui. Di questa basilica. La basilica del porto. C'è un allarme. Mazzau, che cupola. Allarme inserito. Vado davanti a loro. Andiamo per di qua. Cardinale Giacomo Lercaro, arcivescovo di Ravenna. Con arcivescovo. E adesso usciamo e procediamo con le altre basiliche. Eccola qua, la basilica di Santa Apollinare Nuovo di Ravenna. Abbiamo anche l'entrata, vediamo se questa è gratis o a pagamento. Lo scopriremo da là. Penso che si possa venire sulla torre, forse sulla torre campanaria. E questa qua è Santa Apollinare. Nuovo praticamente. Procediamo. Questo è il monumento in onore di Garibaldi. Ravenna 1892. E qui vediamo anche Piazza del Popolo con le due campanine là sopra nelle ore. E qua sempre Ravenna. Di lì c'è la basilica di San Francesco e la tomba di Dante. Eccola là in fondo, da quella parte. Di qua è Piazza del Popolo, e quello è sempre il monumento in onore di Garibaldi. Dopo di là andiamo a vedere la tomba di Dante e la basilica di San Francesco là dietro. San Francesco d'Assisi qui a Ravenna. Qui siamo dentro nella via di Dante Alighieri e qua c'è il museo di Dante praticamente. Ma la tomba è là, che là
Quella è la tomba di Dante. Questo è il museo, invece, di Dante Alighieri. Questo qua. Museo di Dante. Biblioteca, e qua c'è la, sì, la vista del museo di Dante. Per studiare la storia di Dante qui. Sono quelle statuine qua. Italia, bandiera italiana. Bandiera italiana questa. Italia, sedesta. Sedesta, grande guerra. Ecco, mi sembra di essere giù, ragazzi, a Lugano praticamente. Nella piazza Luini. Ah, sì. No, più Lugano mi sembra qua. Sembra adesso a Monte Carasco, per via. Siamo partiti, ti ricordo, siamo partiti. Quindi questa è la bandiera italiana. Come si fa? Così. Ma io l'ho già ripresa questa. E procediamo. Cagnolino. Sì. Abbiamo questo, concerti. Guarda che bello. Museo Dante. Qui. Sala video. Qua c'è anche la sala video. Qua dentro. Sala video. Dante, sono qua. E beh, è finito. Pozzo? Ma cosa... Ma cosa ci fai lì sempre te, Matteo Pozzo? Sei ovunque, sei. Cioè, sei dappertutto. Sei dappertutto, fatelo dire. C'è la Basilica di San Francesco. Che adesso noi andremo a vedere. Ah, da così, sì. Ma Pozzo, cosa ci fai lì? Cioè, Pozzo, sei ovunque, sei. Qua abbiamo... questa zona qui, quindi con la Basilica di San Francesco. Che poi andremo a vedere dopo. Procediamo. È questa.